Ciao Ale! Ciao Lore! Io sono uscito tardi al lavoro e sono arrivato ora a casa. Tanto sono in ritardo anche io. Partiamo lo stesso? Ma sì, dai, il clima è ottimo, il posto è pronto e anche se arriviamo di sera sfruttiamo una notte in più. Sì, infatti. Allora intanto carico l'auto e ci vediamo al lago, così preparo le barche per il trasporto. Ok, mi cambio e arrivo. Ok, ciao! Ciao papà! Ed è in questa fredda sera di uno dei tanti weekend d'inverno che inizia la nostra nuova serie 2023. Sono in compagnia di Alessandro Pagliarici. Ciao ragazzi. Avevamo una gran voglia di iniziare questa stagione, di venire a pesca. Le condizioni erano ottime, ma gli impegni di famiglia, lavorativi, sono sempre molti. Gli impegni personali sono sempre tanti, ma noi siamo pescatori e la passione ci spinge anche a andare al lago alla sera. Anzi, direi che noi non siamo pescatori, noi siamo solo pescatori. Inizia quindi ora la settima stagione del nostro Noi Siamo Solo Pescatori Tour. Buon tour 2023 a tutti! Allora, le hai trovate? Sì, sì, sono la pianta secca, stanno girando qui davanti. Bene, come immaginavamo, si stanno già spostando sull'acqua bassa. Eh sì, infatti direi iniziare subito, non andiamo troppo oltre. Bene, inizia oggi come avevamo detto, poi la settimana prossima andiamo a pesca. Perfetto, allora inizio ora. Ok, vai, ciao. Ciao, ciao. Thank you.
Dopo la grande esperienza vissuta l'anno scorso qui sul lago del Recentino, non potevamo far altro che iniziare il nostro tour 2023 da questo posto. Abbiamo deciso di affrontarlo con una strategia simile, ma in un certo senso sì, diversa. Ora è già notte, ma abbiamo una gran voglia di andare a posizionare le canne. Quindi iniziamo a montare il campo e poi andiamo a posizionare le nostre canne. Ale, in bocca al lupo! Bocca al lupo, re. Vai! Quando partiamo la sera per ottimizzare i tempi, è nostra usanza innescare le canne direttamente a casa, magari la sera prima, in modo da arrivare sul posto, rinfrescare l'innesco con un dip e essere subito pronti a posizionare le lenze. Stanotte è stato freddo, siamo andati diversi gradi sotto zero, e... però diciamo che sono usciti dei bei pesci. Una notte molto produttiva, l'escursione termica ci ha aiutato molto. E ora direi che ci facciamo un bel caffè, che ne abbiamo bisogno, e poi ve li facciamo vedere. We'll be right back.
Avevamo una gran voglia di tornare a girare un video qui sul lago del Recentino e volevamo fare un qualcosa di diverso rispetto all'anno scorso. Anche quest'anno siamo alla fine dell'inverno e abbiamo scelto uno spot differente. Ci siamo infatti posizionati alla sinistra del canale che entra nel lago e che porta la principale fonte d'acqua qui sul lago del Recentino. Siamo sulla riva opposta rispetto a dove avevamo girato il video l'anno scorso. Qui le caratteristiche del fondale sono in un certo senso simili, ma la morfologia del lago è differente. Qui siamo in presenza sempre di un grande plateau di fronte a noi, meno esteso rispetto a quello che si trova nella parte opposta del lago, mentre sulla parte sinistra si estende tutto quello che è il corpo principale del lago, con una profondità che degrada molto velocemente e oscilla fra il metro e mezzo e i 2,5 metri in massimo di profondità. Il fondale è sempre ricoperto da grandi banchi di alghe e la corrente influisce anche in questa parte di lago come nella riva opposta. Ma qui, a differenza dell'altra sponda del lago, c'è molta meno materia in sospensione, quindi molte meno alghe, molte meno rami che passano e che vanno così a complicare quella che è la sessione di pesca. Qui il lago è in un certo senso, diciamo, più tranquillo rispetto alla riva opposta, ma non per questo meno transitato dalle carpe. È un punto di passaggio dove i pesci transitano, in particolare nel periodo primaverile, quando si spostano nell'acqua con più bassa profondità, ed è una zona di lago sempre molto fangosa, ma caratterizzata anche da un sottoriva, da un sottosponda differente. Qui ci sono più ostacoli che arrivano anche a profondità di 1,5-2 metri, degli alberi caduti in acqua che quindi creano fonte di riposo e di alimento per le carpe. Diciamo che questa è una zona costantemente più transitata dalle carpe. Abbiamo visto qualche pesce che saltava nei pressi di questa pianta sommersa. Al fine di evitare di disturbarle e quindi di mandarle via, abbiamo evitato di andare sopra con il gommone a calare e abbiamo deciso di lanciare la canna direttamente da riva. Ora lanceremo anche un po' di boilies intorno all'innesco e speriamo che qualche pesce si faccia vedere.
Sono seduto su quello che rimane di una delle ultime opere di bracconaggio che questo lago ha dovuto sopportare. Questa barca che vedete appunto qua sotto di me era una barca di alcuni ragazzi che abitano qua in zona, che avevano deciso di portare qua al lago per pescare i predatori. Una mattina sono arrivati e non l'hanno trovata più. Non si sono posti il problema di cercarla, pensando ovviamente che gliel'avessero rubata, e invece ci siamo accorti poi, qualche giorno dopo, che questa barca era stata portata nella parte opposta del lago e era stata completamente riverniciata e utilizzata appunto per mettere le reti. Abbiamo trovato intorno appunto reti utilizzate, secchi, i classici teli ombreggianti appunto utilizzati per questi scopi, e abbiamo subito segnalato la cosa alle autorità. Purtroppo anche questa volta i bracconieri non sono stati presi sul fatto. Il lago ha dovuto subire appunto un'altra pesante opera di bracconaggio che lo ha indebolito e ha ridotto notevolmente la popolazione ittica. Narni è un lago che negli anni ne ha subite tante, ha dovuto sopportare pesanti soprusi da parte del genere umano, e è un lago che è stanco. Quindi il mio messaggio è sempre lo stesso: cercate di frequentare i posti di pesca, non li abbandonate. Abbandonare un lago da parte di noi carpisti significa spesso lasciarlo morire. Al giorno d'oggi viviamo in un mondo in cui il bracconaggio ittico è all'ordine del giorno, e se lasciamo fare a questi individui quello che vogliono, sicuramente ci ritroveremo poi dei laghi senza pesce. E penso che tutti siamo d'accordo sul fatto che non avere più pesci significa non avere più diciamo la nostra passione. È stata una giornata impegnativa ma relativamente tranquilla. Ci prepariamo per la notte sperando in qualche partenza. Qua i pesci hanno abitudini prettamente notturne. Questo è anche il bello del carfishing. È inverno, siamo 5 gradi sotto lo zero, avevamo bisogno di scaldarci, abbiamo acceso un fuoco, ora un po' di carne, siamo riusciti a fare un po' di brace, un bel bicchiere di vino che riscalda sempre l'anima e il corpo in questa situazione, e speriamo di scaldarci anche con qualche altra cattura questa notte. We'll be right back.
Vai, vai, vai! Vai solo, vai solo, passi un po' lì. Abbiamo dormito poco stanotte, eh? Notte impegnativa. Con un pesce del genere era difficile dormire. Riprendere sonno. Probabilmente abbiamo fatto, anzi senza probabilmente, abbiamo fatto il record del lago. Eh sì, questo penso giro. Sì. Una regina sì. Straordinaria, combattimento fantastico, poi Alessandro se l'è combattuta da sola sì. In barca. E ora aspettiamo che salga il sole perché ancora è basso. Noi ci andiamo a fare un caffè. E poi facciamo vedere questo pesce straordinario. Vai. Poco da dire, che pesce ragazzi!
è partito. Sessioni che ti fanno divertire. Ora rilasciamo l'altra e poi facciamo le foto anche a questa. È un po' più piccola, ma va bene lo stesso. Andiamo. Thank you.
A differenza dello scorso anno, dove le condizioni del lago ci obbligavano a pescare in un certo modo e quindi a utilizzare dei pali per raggiungere i punti pasturati, quest'anno le condizioni del lago nella riva opposta rispetto a dove eravamo l'anno scorso sono simili ma in un certo senso differenti. Qui c'è meno materia in sospensione e quindi riusciamo a pescare senza utilizzare i pali e le deviazioni. È comunque importante, viste le correnti nel lago, mantenere le nostre lenze a contatto con il fondale. Non ci sono particolari ostacoli sul fondale che potrebbero intaccare la lenza e quindi abbiamo scelto di utilizzare degli affondafilo. Due o tre affondafilo a lenza a seconda di quella che è la distanza di pesca dal nostro pod al punto dove andiamo a posizionare la lenza ci permettono di mantenere quindi il filo totalmente adagiato sul fondale e quindi a contrastare la corrente e l'eventuale materia che la corrente poi porta con sé e che potrebbe spostare le nostre lenze in acqua senza l'utilizzo dei tendifilo. Sul lago del Recentino sono due le tecniche principali che vengono utilizzate per la pesca, lo spinning e il carp fishing. Sono due tecniche che spesso si contrastano, diciamo, l'un l'altra, che poco vanno d'accordo, perché comunque lo spinnerista pesca principalmente da natante, mentre il carpista tende a posizionare le lenze spesso ad una distanza un po' troppo elevata rispetto alla propria postazione di pesca. Oltretutto qui sul Recentino dobbiamo talvolta ricorrere all'utilizzo di pali per mantenere le lenze fuori dall'acqua e quindi tutto questo potrebbe creare delle frizioni con chi pesca da natante a spinning. Ritengo che la cosa più giusta sia utilizzare buon senso, perché comunque tutti hanno il diritto di pescare e quindi quando andiamo ad utilizzare dei pali per far passare le nostre lenze e passa qualcuno con natante, direi che la cosa più giusta sia togliere le canne e poi rimetterle, evitando così di andare a creare ulteriori frizioni fra due discipline che sono spesso andate poco d'accordo. Mi viene in mente un ambiente simile dove pescano sia a carp fishing che a spinning, che è il lago di Ventina. Anche lì negli anni si sono viste molte frizioni fra queste due discipline, ma ultimamente la situazione è migliorata, c'è più rispetto nel permettere ad entrambi i pescatori di praticare la propria tecnica, più tolleranza, sì. Diciamo, e è lo stesso che ci auguriamo accada qui al Recentino. Anche perché nel periodo di apertura dei predatori il lago è frequentato da molti pescatori, molte persone che vengono appunto a pescare i lucci presenti in queste acque. E è giusto, come diceva Lorenzo, che tutti pratichino la loro tecnica. Dobbiamo avere rispetto di queste persone che sono comunque pescatori come noi, anche se praticano appunto un altro tipo di pesca, e hanno diritto come noi di passare la loro giornata di pesca con tranquillità. Quindi cerchiamo di evitare discussioni inutili. Discussioni, sì. Qui sul lago vive un'importante popolazione di lucci. Sono stati catturati lucci anche molto importanti, di buone dimensioni, di buone dimensioni,
e in particolare nel periodo invernale, anche in questo periodo il lago è frequentato da molti spinnisti. Quindi credo che il rispetto e il buon senso sia la base di ogni tecnica di pesca e soprattutto la base del car fishing. Sì. A differenza di quanto fatto lo scorso anno qui sul lago del Recentino, dove con Alessandro avevamo avviato una pasturazione a lungo termine, quest'anno abbiamo utilizzato una strategia differente. Abbiamo sì effettuato una pasturazione preventiva, ma in tempi più brevi, e una pasturazione soprattutto più mirata. Siamo alla fine dell'inverno, le carpe tendono a spostarsi dalle acque più profonde alle acque più basse e noi ci siamo posizionati proprio dove le carpe transitano e passano per raggiungere le acque più basse. La pasturazione è stata quindi una pasturazione più mirata e che ha cercato di bloccare le carpe che transitano in questi due settori del lago, dall'acqua alta all'acqua bassa. È stata una pasturazione spinta dei branchi di carpe che avevamo avvistato qui in zona, comunque, perché abitando vicino al lago anche Alessandro è in grado di tenere maggiormente sotto controllo quelli che sono i movimenti delle carpe, e quindi abbiamo avviato questa veloce pasturazione per poi subito venire a pesca. La pasturazione è stata simile nelle componenti utilizzate l'anno scorso, Alessandro? Sì, abbiamo utilizzato sempre mais, boilies e tiger. In che modo? Come diceva Lorenzo, abitando appunto in zona, la mia fortuna è quella di poter passare tutti i giorni, controllare appunto gli spostamenti dei pesci e pasturare tutti i giorni. Quindi una volta trovato il punto di passaggio, i punti, diciamo, se vogliamo chiamarli, di stazionamento del pesce in quel determinato periodo, ho pasturato praticamente sempre. Ho fatto trovare in maniera costante cibo ai pesci tutti i giorni fino a farli abituare a quella zona, e quello che doveva essere un punto di passaggio transitorio per quel periodo è diventato al momento un punto di, concedetemi il termine, stazionamento, e siamo venuti a pesca, eccoci qua. La pasturazione è stata breve ma intensa, perché comunque tutti i giorni, ma per sette otto giorni, sì. Una settimana di pasturazione con quantitativi importanti di granaglie, per cercare quindi di mantenere, di fare un fondo e di mantenere i pesci in zona. Il lago comunque sia in questo periodo va verso il clima primaverile, quindi c'è un risveglio generale di tutta la flora, la fauna e dell'alimento naturale all'interno di esso, quindi i quantitativi e soprattutto la qualità delle esche è basilare. Bisogna entrare sempre in competizione alimentare con i pesci e cercare di dare un'alternativa al cibo che loro hanno a disposizione, quindi le quantità devono essere importanti e le boilies devono essere, a mio parere, molto proteiche in questo periodo.
cielo è coperto, le temperature sono leggermente aumentate e anche questo sicuramente ci ha aiutato durante la nostra sessione. Questa notte abbiamo fatto un altro splendido pesce e ora ve lo facciamo vedere. Possiamo dire che anche questa sessione è andata alla grande, si è conclusa nel migliore dei modi. Una sessione impegnativa che comunque è caratterizzata da un clima molto instabile, ma da pesci importanti, ottimi risultati, grandi risultati. Ci aspettavamo di fare qualche pesce, ma direi che così è andata. Siamo andati di gran lunga oltre le aspettative. Pesce più grande del lago, una regina over straordinaria. Ci ha colto un po' di sorpresa perché non ci aspettavamo, con una pasturazione così veloce, una sessione comunque veloce, di fare un pesce del genere. Ma intercettare tutti questi pesci. Questo... l'avevamo trovati, però poi quando uno trova i pesci non è detto che li prende quasi tutti. Ma questo è anche il bello della pesca, l'imprevedibilità che ci spinge costantemente a fare nuove sessioni e nuove avventure. Allora, io direi di concludere così questo video e questa prima puntata del nostro tour con un'altra missione compiuta. Alla grande. Grande, Ale. Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima puntata.